Il Fano aveva già festeggiato l'accesso aritmetico ai playoff, il Chieti invece aveva brindato alla salvezza, ma il Mancini è stato tutt'altro che scontro morbido, tra due squadre pronte a darsi guerriglia, forse ripensando a qualche ruggine dell'andata. È finita 1-0 per il Granata, grazie al gol di Severini ad un quarto dal termine, nonostante il Fano abbia dovuto soffrire in 10 uomini già dalla mezz'ora del primo tempo per il rosso diretto mostrato a Nappo. La cronaca, Alma con un po' di turnover, si rivede Serges in fascia, Carrà appoggia Broso in avanti e Nappello si accomoda in panchina. Nei primi 10 minuti cova già qualche nervosismo di troppo, con i due mister, Mosconi e Chianese, che non se le mandano a dire dalle rispettive panchine. All'11esimo Serges allunga per Zingaretti che crossa bene a centro area, la difesa non libera ed è apprezzabile il tentativo al volo di Severini. Bella coordinazione ma Vitiello blocca. Al 16esimo il primo lampo del Chieti, un rimpallo lancia all'esterno Marino che la mette forte sul primo palo dove Masuavud non ci arriva bene spedendo alle stelle. Era comunque offside. Non ci sono grossi tatticismi, ma nemmeno grosse emozioni. Al 31esimo la fibrillazione latente sfocia nell'intervento di Marino, che entra durissimo su Nappo, il quale chiede immediatamente il cambio rotolandosi a terra dolorante. Prima che la panchina riesca a effettuare la sostituzione, però, lo stesso Nappo a bordo campo perde la testa, si avvicina al tecnico avversario Chianese e gli tira i capelli. L'arbitro Vincenzi di Bologna, incerta la sua prova complessiva, estrae il rosso diretto espellendolo, beffa colossale per il Fano che rimane in 10. Una volta in inferiorità l'Alma si raccoglie nella sua metà campo e il Chieti conclude solo al 45esimo con un destro fuori misura di Mancini da posizione defilata. Prima del duplice fischio, al minuto 46:10 c'è il tempo per vedere il numero di Carrà che supera il suo diretto avversario e pennella sul secondo palo, dove è straordinario il ripiegamento di Masuavud. Nella ripresa più Chieti grazie all'uomo in più, al 7esimo pallone giusto per il neo entrato Barbetta dopo chiusura a metà di Bonacchi, ma tiro strozzato. Man mano che passano i minuti l'Alma si schiaccia, ma gli abruzzesi sono praticamente inoffensivi. Ci vuole un episodio per sbloccarla e capita al 29esimo addirittura a favore dei padroni di casa. Rimessa con le mani gettata lunga direttamente in area, raccoglie Severini che nel traffico è lucido a crearsi il varco per il mancino vincente. Il Chieti non ci sta e nel finale prova a premere senza acuti, sbattendo su una difesa sempre attenta. Al triplice fischio rosso anche a Cecconi. E mi dispiace perché è un collega ma non ci si comporta così nel calcio e c'è una giustizia divina, no? Oggi anche in 10 e in 9 l'avremo vinta perché non si sono comportati bene e questa è una grande vittoria da dedicare alla società e ai tifosi e spero che questa ci dia il là per dimostrare che il Fano è fatto da persone serie col presidente in testa perché ha dimostrato di essere un uomo e di rispettare quello che promette e quello nel calcio sembra scontato ma non è così. Non è così perché uno che paga 9 stipendi, basta essere fungere in regionale, tutti l'hanno pagati 6, 7 al massimo o 6, va rispettato. E io spero che la città di Fano ci dia una mano perché abbiamo un progetto importante da coltivare insieme. Però devono capire che noi siamo persone serie e faremo il tutto, tra virgolette, io staff anche disposti a morire per la maglia granata, però ci devono aiutare come hanno fatto oggi, come i tifosi hanno fatto sempre così, perché il Fano c'ha bisogno di questo. Guardi, io vorrei parlare poco di calcio, ma quello che è accaduto non sa di calcio, perché penso che oggi abbia perso lo sport a prescindere. È una squadra molto ma molto giovane e appena siamo arrivati al campo siamo stati aggrediti. Da appena siamo arrivati in mezzo al campo, non voglio fare, ci sarà sicuramente qualcuno che sarà predisposto a far vedere quello che è accaduto, perché ci saranno dei video sicuramente. Io penso che il calcio è lo sport a prescindere. Queste cose viste oggi non vanno viste, perché ripeto, la mia è una squadra non giovane, troppo giovane, e ha influito molto sul risultato finale. Di calcio si può parlare ben poco, perché penso che... Beh, una partita c'è stata. Adesso arriviamo, però è stata sicuramente condizionata da quello che è accaduto prima, e anche l'espulsione, se c'è un video, ci sarà un video, si vede, mi auguro che sicuramente
si vedrà quello che è accaduto. Detto questo, io penso che sicuramente il fan ha fatto la sua squadra, la sua partita, perché un uomo in meno si è messo là dietro, cercava solo qualche piazzato, quello che è accaduto poi nel secondo tempo. La partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo trovato sempre il pallino del gioco, abbiamo giocato sempre noi. Noi perdiamo la partita senza mai subire un tiro in porta. Però ribadisco, di parlare di calcio mi sembra molto, molto riduttivo. Quello che deve essere, che deve far segnare, cioè deve essere un segnale. Qua noi facciamo uno sport, poi al di là dello sfottò, ci può stare, ma ci deve essere sempre rispetto, perché dall'altro lato ci possono essere i figli di quelli che è accaduto, di quelli che adesso stanno qua. È quello che non mi è piaciuto a me. Ha perso lo sport, a prescindere.